Ed eccoci, benvenuti in questo nuovo episodio dedicato ad un articolo che, pensate, ho ricevuto la bellezza di 2 mesetti e mezzo fa. Era prima delle vacanze e ricevetti questo pacco da Amazon, me l'ha inviato il produttore, questo Red Pods, e tra l'altro di loro abbiamo già parlato sul canale perché c'è già un episodio su un dronino piccino con addirittura gli occhiali FPV bellissimi, cioè stradivertente, e trovate il link in descrizione al vlog se volete farvi 2 risate. Per quanto riguarda invece questo prodotto, loro mi hanno detto: per favore fai un confronto con il Tello e poi dici cosa ne pensi. E io allora ho pensato di rispondere con questo vlog. Ho già fatto l'unboxing e nel mentre lo state vedendo in modo super rapido, all'interno della confezione c'è tutto quello che serve per la prima volta in assoluto. Abbiamo anche il radiocomando, non come sullo Xiaomi Mi 2 e non come sul Tello, che invece dobbiamo acquistarlo a parte, ad un prezzo che è sicuramente molto ma molto più abbordabile dei 2 droni visti prima, anche se il Mi 2 costa comunque poco. Abbiamo però con questa soluzione radiocomando, caricabatterie che è presa USB classica, quindi non abbiamo l'alimentatore, ma abbiamo anche il dronino che devo dire funziona davvero bene. Ho già fatto una mini prova di volo ovviamente prima di fare questo vlog, prima di raccontarvelo, giusto per capire se davvero valesse la pena o meno, insomma, raccontarvi questa esperienza di volo, e vale la pena. Ora, sicché vedremo insieme volare questo, poi faremo una prova col Tello e confronteremo i 2 droni. Cosa dire? Cosa c'è da sapere prima di partire? Allora, dalla scatola già si evince praticamente tutto, perché abbiamo una camera in HD 720p, abbiamo la trasmissione in tempo reale tramite il wifi e tramite un'applicazione che abbiamo visto per un altro drone sul canale, che è un'app generica che permette di, insomma, vedere il segnale video di questa tipologia di droni. Poi abbiamo addirittura 2 tasti, uno per il decollo e l'altro per l'atterraggio. Abbiamo il controllo con l'applicazione, quindi potremo farci video, le foto, quello che, insomma, desideriamo. Abbiamo i flip, e questi devo dire, come vedrete tra poco, non è che siano così performanti come per il Tello, dove invece quello vince. E poi abbiamo anche modo di volare con alcune modalità di volo particolari. Nel video di oggi ci concentreremo sulle feature di questi 2 device e andremo a ragionare insieme su stabilità di volo, performance della batteria, qualità della camera, camera che sul Tello no, ma sul Red Pods è inclinabile fino a 120 gradi, quindi abbiamo anche modo di selezionare l'angolazione prima di decollare. E poi abbiamo ovviamente una qualità dei materiali utilizzati sicuramente diversa. Si può notare come i rotori sembrino praticamente identici, i motorini, diciamo. Abbiamo un corpo centrale che risulta essere molto più grande sul Red Pods, e poi proprio il materiale in sé, dei paraeliche, la plastica antiurto ABS risulta essere più bellina sul Tello. Qui c'è forse più studio, più design, più grazia, passatemi il termine. Abbiamo anche il tasto di accensione sulla parte laterale, mentre qui è frontale. Ma lo si nota proprio che a livello costruttivo il Tello risulta essere migliore. E tra l'altro c'è un'importante differenza, ovvero i sensori, che qui sono 2 sensori di un certo calibro, una certa importanza, mentre qua non abbiamo sostanzialmente niente. E lo noteremo tanto con la stabilità di volo, perché insomma il Tello lo si può lasciare fermo in casa senza alcun problema, mentre il Red Pods va un po' tenuto sott'occhio, un po' come era l'Anafi, ve lo ricordate, quello di Parrot? Bisognava tenerlo sempre controllato, via. Un'altra cosa che confronteremo ovviamente saranno i controller. Questo non ha le antenne, come si può vedere, mentre questo sì. Tra l'altro il supporto del GameSir è nella parte centrale e si estende in questo modo, mentre invece il Red Pods ha una particolarità tutta sua, ovvero questo slot che appunto esce dal basso e permette di inserire poi lo smartphone. Smartphone che non è necessario per il volo, non serve per volare, mentre sul Tello sì, è proprio, serve assolutamente per anche andare a collegare il Tello col remote control. Mentre su Red Pods abbiamo modo di volare anche solo con il remote. Remote che è dotato dei tasti dedicati alla calibrazione, abbiamo poi il tasto di decollo e il tasto di atterraggio, e sulla parte invece frontale abbiamo le funzioni avanzate e anche i flip.
Quindi premendo il tasto del flip, poi vedremo muovendoci con il joystick di sinistra andremo a fare il flip nella direzione scelta. Vi lascio il link poi a questi device, a tutti gli articoli che vedrete in descrizione, anche a cosa utilizzo per montare, trovate tutto in descrizione. E ora direi di... abbiamo parlato già tanto, decolliamo. Prendiamo il remote, andiamo ad accenderlo con il tasto centrale. Qui vedete i LED accendersi e lampeggiare perché non sta trovando il drone, non lo sta beccando nel suo raggio. Poi dobbiamo inserire la batteria con l'orientamento verso l'alto, con i connettori, scusatemi, verso l'alto. Una volta inserita, tasto di accensione e si illumina il drone. Qua scegliamo l'orientamento poi della camera. I due si parlano, si matchano e praticamente poi premendo il tastino verso l'alto avremo la conferma dell'abbinamento perché il LED del radiocomando smette di lampeggiare. A questo punto cosa dobbiamo fare? Prendere il nostro smartphone, scaricare l'applicazione che vedete che è all'interno di questa cartella Create che si chiama HTS UFO, è già il nome di tutto un programma, andare nelle impostazioni Wi-Fi del nostro smartphone e selezionare la rete HTS. A questo punto, una volta selezionata e connessi, avremo modo con l'applicazione di avere un'anteprima di ciò che andrà poi a registrare il drone. Dovremo proprio premere il tasto di accensione e vedete, questa è la mitica acquapanna e questi siete voi che mi state vedendo dalla mitica GH5. Quindi ciao a tutti e questa è la qualità d'immagine che si può insomma fruire dall'applicazione. Abbiamo modo di avviare appunto registrazioni di video e di foto e ovviamente il tutto verrà poi salvato sulla memoria del nostro smartphone, non sul drone. Così come avviene per il Tello praticamente all'interno dell'applicazione del Tello. Per quanto riguarda invece la connessione con il Tello, è un pochetto diversa perché qui abbiamo intanto il solo il Tello da accendere, quindi una volta acceso si illumina il LED. Dobbiamo poi andare nelle impostazioni del nostro smartphone e questa procedura l'avete già vista in tanti altri video, quindi non ve la ripropongo, però abbiamo praticamente lo stesso modo di utilizzo delle altre volte. Non è cambiato niente, quindi non ci sono aggiornamenti. Andiamo ad inserire lo smartphone nel radiocomando e come potete notare è un po' strana questa posizione, sembra un po' stile DJI Mavic. E ora non resta che decollare dalla sedia. Siete pronti? Primo crash ci voleva, no? Resiste, risponde bene, via. Vediamo quanto resiste. È abbastanza stabile. E poi abbiamo il classico modo per spegnerlo. Proviamo il flip, vediamo come va. Wow!
Sono flip un po' particolari, via. Che dite? Passiamo al DJ-tello? Vediamo com'è. La sensibilità dei joystick è tutta un'altra cosa, questo va detto. Anche la stabilità sicuramente diversa. Ahimè, purtroppo non siamo riusciti a vedere i flip del Tello, ma li state vedendo adesso nel mentre, testati già ampiamente nei vlog passati. Differenze quindi tra questi due droni, oltre alle dimensioni che risultano essere leggermente a favore del Tello, abbiamo sicuramente una qualità di costruzione completamente diversa, ma come già detto prima, ma come anche si vede, e ovviamente un sistema di volo diverso. Un altro pianeta, perché qui c'è DJI dietro, mentre qui c'è un'azienda che sviluppa droni economici, li vende su Amazon, consegna il giorno dopo, ed è sicuramente un prodotto che non è del tutto da scartare, anche perché le foto e i video, insomma, sono accettabili. Qualità poi mi direte voi nel sondaggio che troverete adesso nella sezione schede. E in termini poi di scelta d'acquisto vi aspetto, se preferire magari risparmiare un po' di più per il Tello e spendere almeno 130, 120, se non 140 euro, e vi lascerò il link in descrizione, poi dipende dalle promozioni, o se invece partire con qualcosa di più economico che permette di divertirsi e ovviamente usato in un ambiente un po' più grande di camera mia, permette di sfruttare al meglio poi il drone a livello di velocità, a livello di flip, insomma ci si divertirà sicuramente più all'esterno che all'interno. Però sono droni che sono utilizzabili anche in casa, come avete visto, da anni, dopo vado a vedere il comodino, ma non ce ne dovrebbero essere. Sono comunque droni che non hanno una forza tale a livello di rotori da danneggiare qualcosa, non sono certo paragonabili al DJI Mavic Pro, quindi per quello si può stare tranquilli. Spero che questa review, questa quick review vi sia piaciuta, e vi aspetto poi nel sondaggio per scoprire da voi qual è il drone che andrete a scegliere. Ciao a tutti!